Benvenuti ad una nuova puntata di DJ Stories. Questa sera vi raccontiamo la storia di un'autentica leggenda della console, Frankie Knuckles, soprannominato il padrino della house music. I guess growing up, my childhood wasn't much different than anyone else's. I'd come home from school and I'd have homework to do and I'd put the music on and I'd sit there and I'd do my homework. As a kid, the music that I was really into was lots of bossa nova. Nello slang brasiliano, bossa nova indica letteralmente un nuovo pallino, ossia una particolare fissazione. In realtà la bossa nova è un genere di samba particolare, nato in Brasile negli anni 50, che è caratterizzato da un incedere incalzante della chitarra. La data di nascita ufficiale della bossa nova è generalmente fatta coincidere con l'uscita nel 1958 della canzone Chega de Saudade. Frankie Knuckles nasce nel Bronx, a New York, frequenta una scuola d'arte e un istituto di moda. A 17 anni inizia a bazzicare i club newyorkesi, facendo da assistente a Nicky Siano, che è DJ e proprietario di uno dei club più importanti di New York, cioè il Gallery. Siamo negli anni 70 e il Gallery è uno dei luoghi di riferimento della vita notturna newyorkese. Qui Frankie conosce anche Larry Levan, che è un altro DJ molto importante in quel periodo. Queste amicizie saranno fondamentali per l'inizio della carriera di Frankie Knuckles. The first time I was in a console, a friend of mine, who's a DJ, his name was T. Scott in New York City. He offered me a job because I was hanging out at the club all the time. Well, I didn't have the records, that's the whole thing. I worked with Nicky Siano at the Gallery. Nicky Siano è stato ufficialmente il primo DJ che iniziò a mixare in discoteca e il primo che riuscì a capire come trasformare una semplice traccia in una hit. Nel 1971, a 17 anni, aprì a Manhattan il Gallery, un club che ebbe un successo impressionante. Sempre negli anni 70, Nicky Siano diventò il primo DJ resident del celebre Studio 54. Because I was so close to Nicky and listening to all the music and all the new music that came in all the time, you know, he just assumed because I knew the music I could play it, but I couldn't really and I had no records of my own, so when he offered me the job, I told him I didn't have the music, and he said that, well, you know, you can use mine. I was so afraid, but as it turned out, it wasn't so bad, because there was only two people on the dance floor all night long. There was only two people that really came that night, but it's really interesting who those two people were. The supermodel from that time, her name was Marushka. It was her and Andy Warhol. Andy Warhol è considerato a pieno titolo uno dei più grandi geni artistici di sempre. Nato a Pittsburgh nel 1928 e figlio di immigrati slovacchi, iniziò a lavorare a New York come grafico pubblicitario presso alcune riviste. Negli anni 50 cominciò a disegnare scenografie e a realizzare dipinti, stampe e ritratti come quelli di Marilyn Monroe, divenuti leggendari. They sat in a booth across, directly across from the DJ booth, and they were engaged in talking with one another all night long. And certain songs I would play, they would get up and they would dance to it, they would have a cocktail and they'd go and sit back down. And they stayed all night long. So those two people seemed like 2,000 people to me, but you know, they danced all night long, so it was great. When I left the gallery to go work at Continental Baths with Larry Levan. La discoteca Continental Bath aprì a New York nel 1968 e da subito divenne un vero luogo di culto per il pubblico gay. Il club vantava una zona discoteca, una sala cabaret, diverse saune, un piccolo hotel, un ristorante, una piscina, una clinica dedicata alle malattie sessualmente trasmittibili ed era aperto 24 ore su 24. Il Continental Bath ospitò le esibizioni dei più grandi DJs e cantanti internazionali e chiuse nel 1980. That's when everything changed. I could no longer work at the Gallery. Larry Levan was my best friend. So, you know, we were always together. When I went to work at the Gallery, I brought him to work there with me. I guess you would say technically my career was starting, but I didn't know what I was doing. I was having fun. The music back then that we were playing was mostly soul. Nightlife didn't mean what it does now. You know, club life didn't mean what it does now. But if you made a name for yourself, then people definitely knew who you were. I mean, when I got my first job, my first paying job at Continental Bath, and I told my father about it, and he asked me how much was I being paid. And during the time, I was being paid something like $175 a night.
you know, which he did not understand at all, you know, because I'm making more money in one night than he's making in a whole day or 2 days. Nakos arriva a Napoli per un DJ set organizzato dagli Angels of Love, un gruppo di organizzatori di eventi napoletani che sono stati tra i primi a portare Frankie Knuckles in Italia. A Napoli i DJ set di Frankie Knuckles hanno sempre un'atmosfera molto particolare e moltissimi fans lo seguono con grande affetto. I think the first time I came here to Naples was the first time I was actually treated like a rock star. Because there were people hanging around outside the hotel before we even got there from the airport, you know, going to play that following night. You know, there were so many people outside in the street. I mean, thousands of people outside the street in front of this nightclub. And the club couldn't even hold that many people. But there were so many people out there. And I had never, ever seen anything like that. They were loud. They were crazy. It was almost kind of scary. But yeah, I held their attention all night long. How many hours I played? Wow, I think I played 5 hours. Which I think kind of shocked everybody. They weren't used to it. But it was about 5 hours. Stasera andiamo a vedere Frankie Knuckles, andiamo a sentire e vedere da vicino. Dal vivo, anche perché parecchio tempo che non viene a Napoli, eh? Vabbè, io l'ultima volta siamo andate assieme. Sì. È stato uno dei primi DJ appunto a mixare due dischi e più dischi contemporaneamente. Io penso che grazie a mio padre che mi cullava, mi faceva addormentare con i Pink Floyd. Io grazie a mio padre ho preso questa passione per la musica in generale. Diciamo che io comunque vivo di musica. Vai, vai. Sono la label manager di un'etichetta discografica nata da poco, che mi permette appunto di quotidianamente di avere a che fare con la musica. Questa passione per la musica elettronica nasce grazie al mio carissimo amico Marco Carola, che io adoro. Ho scoperto di essere appassionata all'elettronica, alla tech house, alla deep house. E siccome Frankie Knuckles è il re dell'house, è il padrino della... Noi stasera penso che ci divertiremo. A Napoli c'è una cultura musicale più da parte degli uomini che rispetto alle donne. Le donne sono prese da altro, da cosa dover indossare. Da cosa dover sfoggiare durante la serata. Sì, più che per la passione in sé per la musica. Sono poche le ragazze che comunque hanno un interesse così vivo e acceso per la musica elettronica. Noto che le donne, io almeno le incontro di più, anche le mie amiche un tempo andavano solo a ballare Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, e oggi invece... Baby wants to ride, so high. Per stasera ho comprato un vestito apposta, perché io praticamente compro solo dalla mia fidatissima amica Maria. In pratica ho comprato un vestito che sembra essere nudo, essendo in pelle è elastico, quindi indossandolo si allarga, ha delle aperture e sotto sembra essere nudo, però in realtà non è, è un gioco, ha un effetto visivo. Esatto. She made me scream deep for love. Baby, rise for love. Gli Angels of Love hanno contribuito a rendere popolare questo DJ che appunto sarà stasera a suonare al 2Beat. Hanno contribuito a rendere un DJ popolare, che comunque lui veniva da una realtà di Chicago, di New York, e farlo arrivare in Europa, in particolare in Italia ed in particolare ancora a Napoli, non era facile, però c'è stato un feedback positivo, parlo di una quindicina di anni fa,
quando la musica, diciamo, era sperimentale, questo tipo di musica, era una musica che non era ancora, diciamo, diffusa, cioè che comunque veniamo da un periodo di disco music, disco dance, che in Italia non c'era. Io la prima volta che ho ascoltato Frankie Knuckles è stato appunto quando ero piccolino, nel 96, grazie a mio fratello che aveva una cassetta registrata di una festa di Angels of Love del 96 con Knuckles. E appunto da quel giorno là ho incominciato ad avere una passione, la sentivo mia questa musica, era più qualcosa di personale. Col tempo poi la passione va maturando, iniziate a conservare una cosa di soldi e questo è il risultato. E adesso sono un DJ emergente, però appunto non credo che bisogna emergere per essere un DJ, la musica appunto è una cosa di tutti, quindi ben venga. Nel 1976 Levan è il DJ resident del leggendario Garage, quando gli viene proposto di trasferirsi a Chicago per il lancio di uno storico locale, il Warehouse. Levan non è intenzionato a lasciare New York e consiglia il proprietario del locale ad affidare la selezione musicale a Frankie Knuckles. Così Frankie lascia New York nel 1977 e diventa il DJ resident del Warehouse. And the Warehouse is pretty much outlaw parties in Chicago during that period. They was moving all around. They were about to build the real club, if you will. And they were looking for a resident DJ, and Larry Levan is the one that they wanted. And so they came to New York City looking for Larry. And at the time, Larry was in the process of building Paradise Garage. Then they came to me and offered me the job. And I said, well, I had never really been out of New York City either, and I really wasn't looking forward to doing it. But I promised him that I would come out and play for the grand opening. And it just turned out so beautiful. It was really, really great. And I saw the city for the first time and I fell in love with it. You know, to lure me to Chicago to do the gig, they gave me a piece of the business. That was the incentive, was to give me a piece of the business. So I packed up and I moved to Chicago. And again, it was a chance to start all over again. So that's, I think I found that really, really attractive. And the fact, you know, moving someplace and being the new kid on the block and all the rest of the different stuff, you know, that was, I think those are the things that was most inviting about it. La presenza di un pubblico diverso da quello newyorkese spinge Frankie Knuckles a proporre sperimentazioni sonore elettroniche e lavori di re-editing manuale. Knuckles recupera vecchi pezzi soul, jazz, funk e attraverso manipolazioni elettroniche inventa quel genere che poi sarebbe stato denominato house music. Un genere che prende proprio il nome dal locale in cui lavorava Frankie in quel periodo, il Warehouse. The Warehouse was a private club, for the most part. It really was a private club. And the only people that were allowed in was its members and its members' guests. So no one was able to really walk in off the street. You had to know someone in order to get in. Actually, you had to know two someones in order to get in. And so it was like a small community, you know, and to keep people interested in coming there, considering the fact that there's no more disco records being made now, you know, I had to do something, you know, with the music that I was playing, which is what I kept thinking to myself. So I just tried different things, trial and error, you know, refashioning and refitting and re-editing all these different songs, and the crowd really liked it. You know, they really got into it, and as time went on, I just began to do more and more of it, you know, and it became really, really popular. You know, I mean, people were talking about it everywhere. Well, did you hear this version of this? Well, Frankie has this version of that. You know, it's completely different, and people will go to the record stores looking for it. You know, once the college kids, you know, discovered the Warehouse, you know, they're the ones who actually, you know, coined the phrase for the music, house music.